Siamo arrivati a Gane Danequi. Perché qui fa veramente freddo. Però ospitalità. Oh, scesa una signora mezza incazzata. E voilà. E Mauri mi dice: ce ne andiamo? Andiamo. Benvenuti a Urla. Sei fuori, mi fai venire un colpo. Ragazzi, ci siamo spostati, siamo venuti a Urla. È un posto. Mi devo fermare a far benzina, aspetta, te lo dico dopo. Caravan, che si scrive in teoria con la K se fai riferimento a una caravana. Se fai riferimento a un bar, non lo so, però in caso vuole che. Dove siamo in questo momento? Siamo a? Dimmelo Marina, perché non lo so. Urla! Siamo arrivati a? Urla! Siamo arrivati a? Urla! Cagare, è vero che si chiama Urla? Che è a pochi chilometri da Izmir, però è diciamo come una specie di prolunga della terra verso il Mediterraneo, ok? Ed è una zona un po' particolare, accipicchia. Nel senso che questa qua è una zona di Gane Danequi. Ci sono ristoranti stellati, ci sono barettini super trendy, c'è una spiaggettina super mia fico. Una cosa strana è che tutta la gente ha il cane al guinzaglio, cosa che in Turchia non ne trovi molto. Non so sulla polizia, secondo me c'è qualche dubbio. Comunque adesso prendiamo le biciclette, andiamo a farci un giro in questa cittadina, paesone e vediamo un po' che cosa scopriamo. Elettrico a tre posti. Stiamo percorrendo con la bicicletta questo molo, collega quell'isoletta che c'è lì davanti, che non ha niente di particolare se no un piccolino ci gira attorno e torna indietro. Andiamo. Si è chiuso, invece che dirvi che non c'è niente, vi dico che c'è un qualcosa di medico, sembrerebbero dei laboratori dove dicono di lì che ci sono anche delle simulazioni o sperimentazioni. È la Dharma. È la Dharma. Stanno costruendo un nuovo virus. Abbiamo una bella panoramica su tutta la zona di Urla costiera. Costiera! Dentro in queste barche antiche. Vieni. No,
lì sono Mauri. Come al solito le cose compaiono così all'improvviso. Questo qua fa parte dell'Università di Ankara ed è un laboratorio, sono questi due tre capannoni qui dietro, dove gli universitari o qualche ricerca particolare ricostruivano quelle che sono navi antiche, catapulte, tutto quello che era risalente a epoche passate. Ed è bello perché qua appunto vediamo la ricostruzione di una, due, tre navi, non so di che epoca, sinceramente non le conosco, però si capisce che le hanno rifatte come erano una volta. Marina mi ha portato in un posto che non mi ha voluto dire cos'è e adesso lo dirà lei. Siamo a Klazomenai, praticamente l'antica urla si chiamava così, Klazomenai, ed è stata fondata dai greci ed era una delle province del... Dodeca. Non me lo ricordo. Ah, lei finalmente, anche lei è venuta nella nostra trappola. Dodecanopoli, Dodecan... Dode qualcosa, ve lo scrivo qui sotto, facciamo prima. Praticamente la lega di 12 province greche facenti parte dell'Asia Minore. Ok, quindi erano enclavi, esclavi, come si chiamavano? Probabilmente, non lo so. Enclavi. Dai, non mi... Vabbè, in poche parole, fuori dalla Grecia c'erano 12 province. Conquistate. Conquistate, 12 province conquistate. Nell'Asia Minore. L'Asia Minore, che erano là delle greche, appunto. E questo? Klazomenai è una di queste. Ok, ma cosa c'è qua da vedere? Dei resti non è rimasto nulla, però c'è un vecchio frantoio dell'olio. Ristrutturato? Della vecchia città. E devo dire tutto io, ma va, andiamo. Raga, abbiamo l'offerta oggi di queste tombe a 600 euro. Con coperchio di marmo, trasportabili a spalla. Io preferisco pensare che siano dei lavatoi. Qua c'è l'acqua. Lasciatemelo pensare. I primi resti che sono stati trovati erano 2500 avanti Cristo. Non c'è avanti là. No, pensate che insomma stiamo andando indietro. Muri di fortificazione di questa città risalente addirittura dei reperti all'età del bronzo. Quindi pensate addirittura. E sembra che questo mulino qua fosse stato fuori dalle mura uno dei primi ritrovamenti che ci sono stati. Andiamo a vederlo. Klazomenai aveva un grandissimo commercio di olio e non solo oltremare. Qui addirittura fanno vedere come erano le presse una volta, i vari pesi che alzavano, che schiacciavano e le raccoglievano in vasche di pietra dove facevano depositare quello che erano gli scarti e estraevano l'olio. Questi depositi credo che siano ancora dentro presenti, andiamo a vederli. Poi ragazzi, quello che fuori era lo disegno, la realtà, nel senso sono i pezzi che hanno ritrovato, ovviamente hanno ricostruito la scena, ma coi pezzi originali. All'interno di queste sacche di cordura messe sotto la pressa che venivano schiacciate dal peso di quel masso. L'olio che fuoriusciva veniva incanalato e messo in queste vasche di deposito. Ovviamente prima di tutto questo processo venivano tritate da queste due belle pietre di ruota molto leggere. Bella questa, dice che a tracolla posso portarla. Sì, è leggera anche. Una volta raccolto l'olio veniva messo nelle giare, immagazzinato e poi, non so, venduto, trasportato.
qua non dovevano tenerle molto al fresco con fatica, perché qui fa veramente freddo questo posto. E d'estate fa una calda. Comincio ad avere i miei dubbi. Io comincio ad avere voglia di un po' caldo. E invece no, la giornata prosegue con il giro in bicicletta fino a... No, scherzo. Sono... So light. So light. Ragazzi, questi sono dei dolcetti tipici. Allora, il baklava con le noci, e questo dicono che è fatto col formaggio, ma chi siamo noi per non provarli? Quindi. Ok, we try. Siamo finiti nel negozio delle meraviglie, ovvero tutti i formaggi turchi più i dolci che abbiamo detto prima. E cosa fai? Non le provi? Vai. Non tutti, ma un po'. Non tutti. Andiamo. Siamo venuti a visitare anche il centro di Urla. Scelto proprio il punto migliore. A parte i problemi di parcheggio che ci hanno portato un po' fuori, siamo in una via dove stanno facendo dei lavori. Poi Mauri dice che sente odore di plastica bruciata. Sì. Paesino carino, gente con i soldi sicuramente, però ospitalità, ho qualche dubbio. Racconta cosa c'è successo. Ah, stavo parcheggiando vicino a una casa, c'era un parcheggio, non c'è nessun divieto, un parcheggio su strada, scesa una signora mezza incazzata e voilà, mi sono spostato per evitare. Dai, spiega, non l'abbiamo ancora detto. Cosa? Te shukur è grazie. Hai imparato almeno una parola di turco. Allora, stiamo andando a zona porto, meglio, stiamo superando zona porto, perché qua dovrebbe esserci un pochino più di sole, che ne abbiamo tanto bisogno. Adesso facciamo questo zigo zago in mezzo alle case, con i paletti aperti, che d'estate è chiusa questa parte perché sembra essere normale. Ora guardiamo stasera. Siamo arrivati nella zona di Cesme, che è dopo Urla. In questa penisola si è capito che c'è molto lusso e molta occidentalità, molto alcol, molti cani al guinzaglio, animali domestici e tanti locali carissimi. E qui proprio il posto dove Mauri voleva parcheggiarsi non è un prato aperto, ma sono delle aiuole. Quindi sulle aiuole non si può andare, in più ci stanno anche lavorando. Ma là? No. Da dove? La spiazzola. Dove sì. Ci proviamo. Chi se ne frega, scusami. Dai, proviamo. Alla fine. Entrare qui, esatto, ma sì, in Turchia si può fare tutto. Mettiti così allora, però non proprio dritto ma un po' più in diagonale. La ricerca dello spot in Turchia è un pochino più complicata che negli altri paesi per ora, io direi,
nel senso che ci si può mettere un po' dappertutto, però dovete proprio cercarli con lanternino i posti belli, perché non sono segnalati da nessuna parte. Park Fortnite non è molto aggiornato. Tutta questa scelta ti mette in imbarazzo, dice, ma dove mi metto? Vale tutto, no? E c'è scelta. Beh, il quartiere merita, scommetto che è chiuso anche qua. Esatto, lì in fondo sono tutte chiuse le stradine. Sembra di essere a Beverly Hills. Grazie, Leo. Guarda i vetronici che stanno di fianco. Stai a pulirli. Secondo me non ci lasciano stare qua, però proviamo. Anche secondo me. Le spottine imboscatino. C'è un po' di spazzatura, ma per il resto è un posto carino. Sì, insomma. Diciamo che si capisce che vengono a far festa la notte. Non penso che stiamo qua molto, staremo qua una giornatina, stiamo al sole oggi che c'è una buona temperatura, carichiamo i pannelli e stiamo un po' qua nella natura, quindi adesso io pulirò questo posto. Come sempre, se volete vedere il risultato, andate su www.unsaccopulito.com. Allora ragazzi, ho appena finito di preparare un bottone, o meglio un pulsante, quello delle frecce che avevamo messo in Spagna, che si era scollato, non so se era staccato, svitato, rotto, insomma. E quindi Marina ha fatto tutto l'introduction di questo posto, insomma proprio schifo non fa, a parte la pattumiera. E qua vediamo Marina all'opera. Bello, bello tutto, però è andato via anche il sole e mi si è rotto le mani. Ore 15, non c'è il sole, non si può fare vita da mare, da spiaggia. Le previsioni danno pioggia un'altra volta. E Mauri mi dice, ce ne andiamo? Andiamo a sud? Sì ragazzi, visto che domani qua comunque ci sono ancora un po' di nuvolette. Non che domani sia bello in giro, però se andiamo un po' più a sud sembra esserci un pochino più di ore di luce, quindi andiamo. E poi, no, lì non è una strada. Infatti, no. Ma neanche questo, questo è un cantiere. Ci avviciniamo a un sito archeologico molto famoso, di cui non dico niente, altrimenti poi dopo non riusciamo ad andarlo a visitare. Anche se questo non ha nessun problema, cioè basta che paghi ed entri, quindi sicuramente lo visiteremo. Dopodiché appunto ci stiamo avvicinando al sud, ad Antalya, alle zone che dovrebbero essere un pochino più calde. Ma tutti fuori strada vuoi fare? Sì ragazzi, la bella buca è anche piena d'acqua. Sì, perché continuando a piovere c'è anche fango. No, infatti volevo anche levarmi da quel posto lì, perché veramente era molto sconnesso con fango già adesso, quindi bene, si parte. Dems, allegher. Piove troppo. C'è un sacco di gente che viene a pescare e siamo proprio nella sabbia, cioè tu ti sei avventurato, È abbastanza duro, quindi. Adesso lo sai. Beh, ovvio, la provi,
La provi, e se era soffice? Ricordati una cosa, noi siamo a trazione posteriore, quindi se io vedo che davanti inizia ad affondare, ho il tempo di fermarmi perché ho ancora le ruote posteriori dove fanno presa. Non è sempre una regola fissa, però in teoria funziona. Una cosa importante ormai, devo andare a mettere i funghi secchi a mollo, i porcini, perché stasera scatta il risotto con i funghi. Cosa ne dici? Io sono contenta. C'è proprio quest'aria di risotto ai funghi qua. Oddio, mi piacerebbe fare un bel risottino ai frutti di mare, ma porca miseria, guarda, anche andare a comprare il pesce non è semplice. Che trovi? E vendono solo sardine orate. Sardine orate, qualche gamberetto e poi il resto, molluschi, calamare, sono congelati. Sai che magari andando verso sud qualcosa di più si trova. Ma che non è stagione. Che ne so, risottino ai funghi stasera, dai. Stai riprendendo? Sì. Scende qualcuno? Sì. Te la mando qua? Scende uno, arriva. Devo bussare, vabbè, cazzo vuole. Il megafono. Apro. No, va via. Hai scelto? Hello. Where are you from? Italy. Italy. Okay. You speak English? Yes. Yes, I'm here. Okay. Deniz taşkının uyarısı var. Deniz taşması uyarısı var. Bölgeden ayrılmanız lazım. Glass. No, no, okay. No, this is not Italian. Okay. I understand this no. Buongiorno ragazzi, allora come vedete siamo, chissà se si sente, c'è un vento della Madonna, non so se ieri sera avete visto che ci hanno andato via, non so se avete capito, comunque alla fine siamo venuti qua a dormire, che non è molto distante dalla spiaggia, però in teoria questa qua è la parte sicura. Detto questo, adesso andiamo a vedere un attimino se c'è stata veramente l'inondazione. A questo punto voglio vedere se avevano ragione. Fa un freddo, poi vi spiego cosa è successo. Mi sono messo esattamente nello stesso punto dove ero ieri sera e c'è sabbia, neanche bagnata. Ieri sera era leggermente umida, ma adesso manco quello. Quindi ragazzi, diciamo falso allarme, nel senso che non è che siamo proprio così sprovveduti, ecco. Bello asciutto. Voilà. Addirittura adesso c'è una bassa marea. Sì, ieri sera probabilmente è arrivata qua. Diciamo che non era così pericoloso. Però comunque non siamo neanche sprovveduti, io ho un'applicazione che guardo le alte e le basse maree che si collega alle centraline di ogni luogo, perché ogni posto ha le sue centraline e sinceramente a me dava il picco della marea alle 3 di notte, ma avevo un'escursione di un 30-40 centimetri, se guardo quanto è piatto qua probabilmente ha avuto anche ragione da ieri sera.
Ci siamo spostati, ma il fatto è che se uno avesse avuto dei problemi di cuore ci restava secco, perché si sono messi di fianco a noi con la sirena. E voi avete visto soltanto un pezzettino, ma in realtà quelle sirene erano un bel po' che stavano andando. Sì. A me è venuta la tachicardia, poi non riuscivo più a prendere sonno. Anche perché abbiamo fatto, cioè si è fatto tutta la costa, adesso vi faccio vedere se si riesce a vedere, perché infatti un camioncino che è un pullman camperizzato è rimasto lì, non si è proprio mosso. Invece pensavo ieri sera si spostasse. Siccome l'ho già visto arrivare due volte, ho detto: se mi metto lì va bene, ho fatto 100 metri, forse neanche. Mi sono messo cosiddetta in sicurezza, detta loro, e va bene così, e mi ha lasciato dormire. Magari lui l'ha svegliato altre due o tre volte stanotte, non lo so. Io avevo voglia di dormire, sinceramente. Però c'erano tantissime macchine, non eravamo solo noi che ci eravamo parcheggiati in questa spiaggia. Dalle immagini di ieri sera, di quando siamo arrivati, dovrebbe vedersi, la spiaggia era pienissima di macchine, di gente che era qui a pescare. Quando ci hanno svegliato con le sirene, era 1:15 di notte ed era ancora pieno, erano tutti qua che pescavano in notturna, con le luci, con i falò, con le loro attrezzature. Era anche una bella situazione, perché comunque non dico romantica, perché con i pescatori non è il massimo, no, adesso parte gli scherzi, però era bello, c'erano tutti i pescatori con ognuno il suo falò, coppie che erano lì che pescavano e di pesci ce n'era solo uno. C'era un rumore, non c'era musica, non c'erano schiamazzi, non c'era nulla, era silenziosissimo, infatti per quello stavamo dormendo bene. Comunque adesso vi faccio vedere quanto è lunga questa spiaggia, siamo un po' in controsole, ma vedete che c'è già almeno 1, 2, 3, 4, 5 macchine più il pulmino di ieri sera, ma oggi essendo domenica secondo me si riempirà. Ecco qua la spiaggia, guardate un po'. Noi siamo a metà, Sì, noi siamo a metà, ce n'è altrettanto dall'altra parte, vedete? Vabbè, questo qua è il furgone e là in fondo ci sono già tutta una serie di auto che sono arrivate e iniziano a pescare. Oltretutto vi ho fatto vedere che la spiaggia è anche abbastanza sporca, quindi io oggi devo per forza lavorare, devo editare, sennò mercoledì non esce nulla. Ma perché siamo sempre in ritardo, Mauri edita i video la domenica per il mercoledì, per quello che non riusciamo a farne di più. E comunque niente, adesso io direi che Marina, visto che qualcuno ieri sera andando via probabilmente arrabbiato ha lasciato parecchia immondizia, Marina raccoglie. Sì, Marina. Quindi adesso do una mano a Marina, va a fare questa bellissima pulizia. A me non tenere la telecamera. Adesso c'è un cane che mi sta guardando, ve lo faccio vedere che sono carinissimi. Cane? Cane? Ma ciao! Che è la faccia di uno cattivo, di la verità. Ciao! E ciao! Oh, che sonno, si è appena svegliato. Di oggi, visto che c'è il sole, ne vogliamo approfittare perché stiamo perdendo la vitamina D. Anche se fa, non dico freddo, però diciamo che si sta bene col giubbottino. Mangiamo fuori e Marina mi ha preparato un pranzetto di avanzi. Già buona che ho preparato qualcosa. Comunque si chiama freddo questo, proprio freddo, non è che non fa freddo, bisogna mettere però il giubbotto. Al sole si sta, dai. Al sole si sta bene, sì. Quindi mettiamo le paratie per il sole e andiamo a mangiare. Roba sana, frittata di avanzi e sofficini, ma cioè ma che sofficini, così findo, sì, scusa, i bastoncini. I bastoncini è una vita che non li mangio, quindi per me è come fosse domenica, ma oggi è domenica. Cosa fai, dormi? No, mi rilasso, tu cosa ti vuoi? Oscuro il cielo, guarda, ti faccio ombra. Che sono qua, che c'è il sole, bello. Ti piace? Non ti guardo neanche in faccia. Lo so, avrai gli occhi chiusi. Dai, su, andiamo a fare un giretto qua in spiaggia approfittando del bel tempo. Magari tiriamo su un po' di lattine. C'è il vento. Appunto, c'è il vento e finiscono in acqua. Dobbiamo intervenire. Pattuman! Guardate la mia voglia, ragazzi. Dai, tu sei Pattuman, vai. Grazie. Vabbè, dai, andiamo a fare sta pulizia, va? Però non tutta la spiaggia, perché è veramente grossa. Veramente. Almeno qua davanti qualcosa facciamo, però tutta no. Anzi, spero che tutta la gente che c'è qua, magari vedendoci, così si ispiri, ma dubito. Stavo montando il video che uscirà mercoledì e davanti a me ci sono dei ragazzi che si sono sposati, magari nella settimana scorsa, non lo so. Comunque sono venuti qua a fare le foto. Ma che forte è. Foto al tramonto. Che carini, guarda che bel vestito. Fotografo.
quando voglio posso patire il freddo, il gelo, l'aria per vedere 4K di pietre. Tra l'altro oggi non c'è neanche Felice Sperpero. No. Oggi c'è Addolorata Sperpero, perché questo sito che stiamo andando a vedere è carissimo e oltretutto abbiamo pagato anche 6,10 euro di parcheggio. Purtroppo l'arte sta iniziando a costare cara. Era meglio in Grecia con i biglietti a metà prezzo invernali. Allora, se non è aumentato nelle ultime settimane, visto che sta aumentando tutto in una maniera incredibile per colpa dell'inflazione, ragazzi, cioè dovrebbe essere 21 euro a testa, no? Sì, addolorata. 42 euro lì, più 6, mi ha già fatto 48 euro. Domani uguale poi, per vedere l'altro. Devo vedere 4 pietre e domani altre 8 in totale, vabbè. 8 pietre. Non siamo appena usciti dal carcere, non vi preoccupate, anche se sembrerebbe. Siamo venuti in una delle città antiche turche, greche, nel senso turca perché è Turchia, ma greca perché insomma di origine greca, ecco. Si chiama Efeso, era una città che teneva circa 200.000 persone. Qua alle mie spalle una distesa di sarcofagi. I sarcofagi, di dimensioni, diciamo così, per un corpo umano, fatti di pietre alcuni e di marmi altri, servivano per contenere i cadaveri. Così c'è scritto nelle spiegazioni, ma ecco qua una bella distesa. Felice nei prati galoppando tutti assieme. La cosa particolare è che spiegano che i primi sarcofagi trovati in Turchia sono stati trovati a Klazimene. A Klazimene. Che è il paese che siamo già andati a visitare. Quindi noi li abbiamo già visti, i sarcofagi originali. Questa è una via che è lunga 500 metri e 11 metri di larghezza e collegava quello che era il porto allo spettacolo alle nostre spalle, cioè... di artisti, erano pieni di gente che sculture, insomma lavori vari, ecco, varie arti. Era un grande impero e al massimo del suo splendore dicono che ospitasse 200.000 persone, ma questo teatro ne ospitava 20.000. è uno dei teatri che dicono essere ancora uno dei più grandi ancora in piedi. C'è una quantità di materiale stipato qui a lato degna dei migliori puzzle. Questa costruzione greca, III secolo a.C. Questo non è ripido come quello di Pergamo, però è veramente grande. La classica forma semicerchio completo. Sicuramente per controllare l'acustica, ma comunque il problema è che c'è anche tanto vento, quindi non so se si sentirà di più il vento o i cinesi. Stanno pregando, Mauri, stanno facendo una preghiera. A me sembrano matti, perché uno va per i cavoli suoi. È una preghiera, guarda, hanno tutte le mani alzate. Vedi come fanno? Se qualcuno di voi sa che cos'è, ce lo scrive qui sotto. Sì, si chiama cocaina. Dai, smetti. A giudicare dalle scalinate ristrutturate e coperte per ogni settore, si direbbe che questo è un teatro che ogni tanto utilizzano per fare delle rappresentazioni. È sezionato in... Sorry. No, niente, fai pure. In mezzo va benissimo, guarda, passa pure in mezzo, non c'è problema. Che, ma cioè, non è che siamo in un passaggio, siamo in uno scalino qualsiasi, ok? Addirittura è sezionato in settori, questo per aprirli a seconda dell'esigenza. Penso abbiano anche delle sicurezze. Dai, c'è concerto, oggi ci va di culo. Non si vede molto, ma il terzo anello ha, ha tutti questi cancelletti. Gente strana. Bella, e tutta la...
la pietraia. Si direbbe un muro normale, no? E lo è. Però la cosa particolare che ho notato è che questa parte qua, che sono blocchi, che io pensavo fossero portanti, sì lo sono, ma è la parte finale, quello che è la parte bella. All'interno è costruita semplicemente con terra e tante pietre, come avete visto lì, messe una sopra l'altra. Poi gli fanno i bei muraglioni fighi fuori e tutto in mezzo è una roba calcinaccio. Doveva essere spettacolare sto viale, con tutte le colonne in piedi. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa molto interessante di questo sito archeologico, che non si trova praticamente in nessun altro posto al mondo. Signori e signori, la biblioteca di Celso. Questa è quello che rimane, ovviamente la facciata, che è una cosa rara, innanzitutto perché è su più piani ed è ancora veramente ben conservata. Fu costruita in onore di un senatore romano, Tiberio Giulio Celso, ed è per questo che ha preso il nome di Celso e non Celso, non confondere. Il mio particolarissimo commento: devo dire che questo è l'unico sito, a parte Roma, diciamo fuori dall'Italia, dove mi dà esattamente una sensazione di potere, nel senso della maestosità di queste cittadine, perché dove ti giri vedi colonnati, strutture di questo genere. Se addirittura adesso ci giriamo, guarda le colonne che sono là dietro. Dicono che questa struttura della facciata della biblioteca di Celso sia costruita in una maniera con dei rapporti, delle prospettive, che ti fa credere che sia più grande di quello che è. È veramente, veramente maestoso. Questa biblioteca fu anche ovviamente costruita per ospitare innanzitutto 12.000 rotoli di pergamena, vari libri, chiamiamoli così, e fu anche stata costruita come tomba monumentale per il senatore, che in effetti è sepolto qui sotto. Mauri, devo raccontarti anche un'altra cosa che probabilmente farà crollare tutte le tue certezze. La biblioteca non si è mantenuta così, ma è stata ricostruita con la tecnica dell'anastilosi. Anastilosi. Trovano le cose per terra e si ricompongono. Okay. Tecnica Lego, come vuoi chiamarla? Tecnica Lego. Capito? Adesso sei più intelligente di prima. No. Era una città enorme, era costruito dappertutto, un sacco di cose. E il fatto che si vedano tantissime di queste parti in piedi, ristrutturate, ti dà proprio l'idea della grandezza, della magnificenza. Questo è proprio un sito che vale la pena vedere. Non sono più addolorata sperpero. Sono contenta. Io spero per lo stesso. Entrato in questa via secondaria per vedere un po' l'interno della città, e qui pensavamo fosse la villa del senatore, invece... Si caca! Guarda! I cacatoi! I cacchi pubblici! Pubblici? Scusa, sì. O è una famiglia enorme? Cacavano con una bella vista comunque! C'era anche l'ingresso del Tempio di Adriano. Eccolo qua. Siamo arrivati in cima al sito archeologico e c'è un altro teatro piccolino. Andiamo a vedere. E questo era il mini club della Val Tour. Fa talmente freddo che io me ne andrei. Ragazzi, questa è la strada che scende fino alla biblioteca. Ha una particolarità, a parte essere bella, colonnata, eccetera, è l'unica che non segue
classici incroci romani, ma segue la depressione naturale del terreno fra due vallate. La visita è finita, l'abbiamo fatto solo, anzi io l'ho fatto solo per voi, perché fan frecce, basta, non si può fare sta, è una tortura. Adesso bel te caldo. Where's the kill the cat? Sei confidente, eh? C'ho già la testa dentro, guarda. Grazie alla nostra app dei benzinai facciamo la motorin, ovvero il diesel, a 39,99. Ormai è 41 dappertutto in questi giorni. Non è che guadagniamo chissà cosa, però un po' una consolazione. Siamo a Idin, dov'è? Non lo so, nel senso che è la strada che va in direzione Pamukkale, visto che era presto abbiamo deciso di iniziare a fare qualche chilometro e ci siamo fermati in questa cittadina perché c'è un parcheggio ben quotato, ma soprattutto perché ci sono le patate. Non che le patate non ci siano, ma queste sono quelle patate ripiene con tutte le cose, che è un piatto tipico turco. E siccome abbiamo visto questo, e non solo turco, anche, lo fanno anche in Sud America, abbiamo visto questo posto che è tutto ben recensito e quindi a questo punto parcheggiamo in centro per culo vicino e andiamo. Ah, prima facciamo un piccolo giro giusto per giustificare la patata e poi andiamo. Ma com'è felice! Siamo nella piazza del comune, questo è il comune, in un palazzo tutto di cristallo, una statua d'oro di... Sì, in Savarino, il mago di Oz, con la bacchetta magica, guarda. È vero, hai ragione. Di qua è pieno di bandiere, guarda che bello. Ma chi è sto qua? Non lo so io. C'è manco un epitafio, una scritta, qualcosa. Che bello. Ma fa anche un bel gioco. Non ti avvicinare troppo, però. Arrivate al posto delle patate. Che si chiamano? Kumru. No. Oh, è scritto lì. Kumru. Kumpir. Kumpir. Sono queste patate ripiene. La cosa bella è che c'è un murales con un camper. Adesso Marina vi farà vedere il forno dove sono contenute queste mega patate. Ragazzi, qua ci sono le patate. E poi praticamente questo è il posto dove si cuociono, come dei cassetti. Praticamente è una patata bollita, passata al forno. Dopodiché con la pelle e tutto, sono anche abbastanza grandi, viene tagliata in due, a volte viene schiacciata un pochino per creare una specie di purè. Dopodiché viene riempita con formaggio piuttosto che prosciutto, hai diversi ingredienti, poi ognuno ha i suoi ingredienti, ipotesi qua c'erano
olive verdi, olive nere, una specie di prosciutto cotto, non penso che sia di maiale, formaggi vari, sono ovviamente diversi ingredienti che tu scegli. E poi viene tutto messo in forno e ti portano questa patata che adesso vedrete aperta e la mangi con una semplice forchetta. Ed ecco qua è arrivata la prima. E niente, questo strato enorme di cose. Marina fa, ma ce ne basterà una? Pensavo fosse più piccola. Guardate, direi di sì. Adesso direi di sì anch'io. E un puré di patate sotto, con quello che scelto. Bisogna vedere se hai scelto le cose giuste. Ho scelto questa specie di salame in salsa rossa. Un salame di manzo. Col ketchup. Te shakur. Che bella. Buon grazie. Ha detto buon appetito. No, grazie. Così è, per farvi vedere che l'abbiamo finita. Dodecapoli Ionia. Me lo devo ricordare. Che? Nel senso, turca perché Turchia. Ma greca perché, insomma, di origine greca, ecco. E si chiama? Da che facile! Torino. Come si chiama? Efeso! Allora.